Siete pronti ad affrontare il viaggio più pericoloso di sempre? No, cioè nel senso per dire che c'è l'attacco che ti ammazza in un colpo, capito? Per quello che è pericoloso comunque sia. Allora, completata anche una cura ancestrale. Adesso leggiamo quello che ci dà, che ci dice ancora, che ci dice adesso. Molto tempo fa, le varze in demone marino, proprio feste, bisnonne, sildene e famiglia. Quando hanno saputo che il loro nemico giurato era stato avvistato nei mar bassi, le due si sono subito precipitate a Vancouver per saldare il conto. Faris è riuscito a rintracciare Varethen e ha immediatamente ingaggiato un combattimento con lei, totalmente ignara del fatto che la sua sedia non è neanche il frutto di un terribile equivoco. Le Varethen non aveva tempo da perdere per spiegare la situazione alla fuga di piratessa, preferendo invece dare corda. Al termine di uno strenuo combattimento, le Varethen simula la propria morte planetale e si lascia lentamente inghiottire nelle profondità dell'oceano. Va bene. Ok, passiamo al quarto servo, un duello memorabile. Dopo avergli dato a lungo la caccia, Lightning si trova faccia a faccia con uno spietato assassino, Odino, un miraggio armato di spada che vuole assolutamente sfidare al duello. Bello, è interessante il fatto che abbia scelto proprio Lightning per gradare fronteggiare Odino, dato che proprio più avanti di 13 l'esper di Lightning è Odino. Cioè, è proprio una cosa genialata, una genialata incredibile, giuro. Secondo me, solo che chi aspetta fino a fatto, secondo me, avrà intuito anche lui già da subito il perché di questa scelta Lightning contro Odino. Secondo me, cioè, perché sì, cioè, non può essere stata spiegazione, l'ha fatto apposta, secondo me, perché per appunto l'esper di Lightning, che cosa invece Odino. Ma comunque sia, andiamo a vedere. Quest'ultimo esper. This should be the place I heard about. Traveler, test your strength. So there you are. The butcher. You've heard a lot of people. They call me a butcher? Rubbish. I merely challenge fools who would be challenged and they die. Then you're not very sporting. Every one of your victims was cut down without a fight. He who lives by the sword must be quick to draw it. Truly, they met with no foul play. If they expired without a struggle, that attests to their dearth of skill and not my lack of honor. It is a troubling thought to be gone less than a century and return to find swordsmanship so diminished. Troubling indeed. How poetic. If it's a challenge you're looking for, why don't you see how you and your principles fare against me? Ah, your spirit is impressive. Let us begin. There's been a change in the lineup. You really ought to know better than to butcher people. I remember you. To fight again after so long would be a thrill. But you catch me as my blood quickens for another. My first worthy foe in ages. This trickery. This space in which you have confined me. I'll not be detained. What is... Lon, get out of that thing's way! Aw, dude! Zan, Tets, Ken. Swords with in years. And yet, 'twould be poor form to pursue this now. Find a new blade, and we shall continue this test of our might. Looks like this won't be as easy as I thought. Oh,
Yeah. I heard that you have experience with the Dyad servants. Basically, anything you can tell me would be a big help. Odin. Oh, got it. It's just an old rumor, but... At last. You would try me with the same sword that failed you before? Yeah. Except, I thought I'd mix things up. That girl, she looks like Rose. It's his grandkid. Grandkid! I see you've been sniffing about. Is this the best you can muster? Yep. What's wrong? Suddenly you don't look so hot. Silence. Make your peace before I cleave you in twain. What do we have here? Is Odin afraid of a weedle white mane? Hey, that reminds me. Wasn't old Ramu the only one you never had the guts to go head to head with? Dude. Is that true? What I come before no one. Oh, eccoci qui all'ultimo scontro con l'ultimo servo della Dea Cacivale, Odino, che abbiamo avuto la scoperta di essere estremamente debole al fulmine. Non mi serve neanche fare scappa per capire che è estremamente debole al fulmine. La prima volta che l'ho affrontato non l'avevo scintillo, avevo Nivina, quella avevo scelto Shiva, non avevo scelto Ramu come avversario da affrontare alla nebulosa infima. Quindi adesso però che abbiamo, adesso che abbiamo il nostro scintillo, penso che riusciremo a finire prima che ci tiri la Zanzetsuken, Zanzetsuken si scrive. E quindi deduco, penso che faremo tempo a recuperare che ce lo dia, perché se ce lo tira siamo KO in un colpo, quindi dobbiamo assolutamente farlo fuori prima. Quindi adesso tiriamo tutti gli andetteri a... Anzi, gli diamo la gemma sprint all'An, così tira subito un bel... No, proprio lo rendiamo il berserk della squadra, proprio lo rendiamo talmente potente che lo rendiamo talmente veloce, così riusciamo a tirargli molto. Vai così! E io penso. E io una volta io che mi. Dai, ce la possiamo fare. Vai di Gandete ancora su LAN. Dove sono i Gandete lì? Dai, ce la possiamo fare. No, Dio santo. No, stavo per vincere, Dio mio. Vabbè, allora la prossima volta avrò qualche un campione. Dio santo, qui muoio. Zantetsken si legge. Ah, qui muoio. Morta. K.O. Dio santo, grazie a Dio tenacia, c'hai! Grazie a Dio! Credevo di essere morta, seriamente, veramente! Mio Dio, meno male che bevo, tacciate la tenacia di resistere! Ragazzi, veramente ho creduto di essere morta, veramente, ragazzi, ho detto, mio Dio, dovrei cominciare da capo! Invece ce la posso fare! Ce l'abbiamo fatta! Sì! È stato più facile! È stato il respiro più veloce davanti, giuro! Sì! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Woo!
stand is proof that your skill surpasses mine. I'm pleased to have met so fierce a warrior. Ours was a duel to remember. That's for sure. But it was a close one. At least, no more travelers will get shorn in two. Ramul, I owe you one. Ramul! Oh, and I guess I owe Lon and Rain a thank you as well, wherever they are. Now then. Oh, Gesù. Cioè, veramente mancato poco anche con noi, che morissimo male, dovessimo rifare. Odia i fulmini, ma con tutto quel metterlo addosso tende ad attirarne parecchi. La sua arma si chiama Zanzuken, ok. Si chiama Zanzuken, ossia spada che taglia il fego, ma quella lama può fettare praticamente qualunque cosa. Perfetto. Diario segreto estratto 10. Io voglio sapere come si trovano i primi estratti del diario segreto. Sono importanti, sono evidenziati addirittura di verde. Andiamo di dare un'occhiata. Estratto 10. Ventilazione. Non so che dopo quanti mesi sia dopo tempo, ma penso che sia dopo un po' di tempo. Wynne ci ha raccontato di alcune potentissime divinità che vivono in un altro mondo, oddio, ecco dove. Ne abbiamo parlato tutti e tre per un po' e siamo giunti alla conclusione che forse creature del genere potrebbero risolvere tutti i problemi del mondo. Sarebbe stupendo se trovassimo il modo di portarle qui. La vita della mamma sarebbe molto più semplice e sarebbero contenti anche tutti quanti di papà. Sai cosa ti dico, caro diario? Inizio subito a pensarci insieme a Lan, cercheremo di farlo il prima possibile. Ecco da dove è partito loro, praticamente, io ho capito, loro sono un po' egoisti, però comunque tenevano la mamma e quindi volevano comunque vedere invece tutti quanti, tra parentesi, e perciò volevano insomma rendersi la vita facile, da quello che ho capito questi... Da quello che ho capito, allora, penso che da quest'ultimo estratto, penso aver capito che l'hanno detto, oltre che essere un pochino egoisti, erano anche un po' pigri. Non so per voi, anche un pochino pigri perché volevano rendersi veramente la vita facile e quindi e quindi volevano sistemare le cose evocando questi dei da altra dimensione. Cos'è che si sono peccati? Un dio della distruzione. Perfetto, sono dei geni, bravissimi ragazzi. Bene ragazzi, comunque vi devo dire che posso concludere qui dopo questo scontro con Dio, che Dio mio, pensavo che di non farcela, ripeto sempre. Se vi devo sapere tutti cosa se vi piace la prossima volta che verrà dopo aver adesso ripreso il circolo lì, il mio circolo delle serie che sto portando, il circolo di cerchio delle serie che sta portando, ricorderemo quindi da quella prossima volta in poi a appunto a continuare le missioni secondarie. Se vi sono piaciute le cose, se vi piace, ricordate di iscrivervi se volete continuare a seguire il video e noi ci vediamo alla prossima. No, io volevo vedere adesso la ragazza qui non ha più il punto esclamativo, e io come faccio?